Banca Etica cresce anche sul nostro territorio, ma insomma delle volte qualcuno si chiede, ma non è un ossimoro dire che è una banca etica? Ma non è un ossimoro nella misura in cui da 20 anni abbiamo dimostrato che Banca Etica funziona, cresce. Ricordiamoci che oggi abbiamo 50.000 clienti, 42.000 soci, gestiamo quasi 5 miliardi di euro degli italiani tra Banca e Etica SGR, che è la nostra società di gestione del risparmio, e soprattutto Banca Etica negli ultimi 10 anni, che sono gli anni della grande crisi finanziaria, anche delle crisi bancarie, è cresciuta con una media del 10-12% ogni anno. Le persone si sono avvicinate a questo progetto un po' perché hanno trovato risposte che magari altrove non trovavano, e poi perché hanno capito che se vuoi cambiare la finanza devi partire anche dalle tue scelte quotidiane. In Emilia-Romagna come sta Banca Etica e insomma quanto può ancora crescere sul nostro territorio? Beh, l'Emilia-Romagna è una delle nostre regioni in cui siamo più presenti, più forti, ovviamente nel nostro piccolo, quindi Banca Etica è ancora una piccola banca, ha 17 filiali, ha un modello in tutta Italia, voglio dire, quindi ha tanto da crescere, ma abbiamo anche un modello di servizio che non prevede una grande estensione territoriale in termini di filiali. Puntiamo molto sul digitale, ormai via web, via smartphone si può fare praticamente tutto con Banca Etica: la richiesta di un finanziamento, l'apertura di un conto, sottoscrivere capitale sociale o fondi comuni di investimento. Puntiamo molto sulla relazione, e quindi i nostri banchieri ambulanti, li chiamiamo così, sono presenti a Modena, a Reggio Emilia e in varie altre città della regione, e sono proprio le persone che vengono a casa vostra o nelle imprese, nelle organizzazioni di terzo settore a spiegare cos'è la finanza etica.